Per la creazione della nostra illustrazione glossy, quello da cui partiamo è un rettangolo dei bordi arrotondati che ci tracciamo alle dimensioni che più ci piacciono. Scegliamo di riempirlo con una sfumatura lineare, che quindi selezioniamo dal pannello degli strumenti, sfumatura che andiamo a definire tramite una semplice selezione dei colori che ci interessano, in modo tale da tracciare il giusto gradiente per quello che vogliamo essere l'apparenza finale. Poi, con lo strumento di gestione della sfumatura, andiamo a riposizionarci il nostro gradiente in modo tale che abbia le dimensioni che ci servono per questo lavoro. Benissimo, fatto questo, potremmo anche decidere, per esempio, di applicare una traccia al nostro artwork, cosa che lasciamo alla vostra assoluta interpretazione. Il passaggio che invece ci interessa adesso è quello della creazione della scritta che gli posizioneremo all'interno. In questo caso scegliamo Glossy. Voilà. Scegliamo di dargli un colore di riempimento bianco. Ecco fatto. E ora ci andiamo a creare l'effetto vero e proprio di quell'aspetto lucido e gradevole che ci interessa dare al nostro beige, al nostro pulsante, piuttosto che a un semplice complemento grafico. Col pennino andiamo a crearci un tracciato estremamente semplice, fatto da pochissimi punti. Dobbiamo solo avere la cura di ricreare l'angolatura, l'arrotondamento del nostro tracciato, in modo tale che segua più possibile quella della figura che sta in sfondo. Ecco, a questo punto creiamo un semiarco in modo tale da ottenere più verosimilmente l'effetto di riflessione, e lo spostiamo, se non l'abbiamo fatto in fase di tracciatura, in maniera disassata rispetto al punto di inizio. Perché questo? Perché così possiamo andare tenendo premuto il tasto Shift della tastiera, a ricreare l'ultimo punto del tracciato, per ottenere il quale possiamo anche tenere premuto il tasto Shift ancora una volta, in modo tale da ottenere una raggiatura assolutamente regolare, che poi possiamo andare ad aggiustarci o a fare mille passaggi come preferiamo. Anche in questo caso applichiamo una sfumatura lineare che attiviamo in questo punto, scegliendoci però un gradiente che vada dal bianco al bianco, in questa maniera. Quindi selezioniamo i vari secchiellini. Ecco, il secondo secchiellino però gli diamo come opacità 0. Lo facciamo direttamente sul primo, in modo tale che il gradiente abbia già l'orientamento che ci interessa. In questa maniera abbiamo ottenuto, in maniera veramente velocissima e semplicissima, voi naturalmente sarete più accurati di me nell'eseguire questa operazione, un effetto luminescenza, un effetto riflesso superficie lucida, che possiamo naturalmente rimodellare, essendo un tracciato, a secondo dell'esigenza, dell'apparenza che vogliamo dargli. Basterà semplicemente agire sul nostro tracciato per dargli l'aspetto e la forma che più ci interessa.